con il desiderio di essere architetto come mio padre. Per fortuna mi hanno bocciato all'esame d'ammissione e io mi sono potuto separare da questa presenza spaventosa a cui 40 anni dopo ho dedicato un libro, Geologia di un padre, di cui non vi dirò nulla, se non che appunto rappresenta il tentativo di fare i conti con questa imponente figura. Io ho liquidato con due battute, con due citazioni, la questione di cos'è un padre, affidandomi a due maestri, nel bene e nel male. Nel male, cominciamo sempre dal male, James Joyce, che dice: un padre, un male necessario. Possiamo non conoscere il nostro padre, ma in ogni caso il fatto che lo abbiamo avuto è per noi un male indispensabile, ritiene Joyce nell'Ulisse, che è il racconto di una adozione, perché un uomo senza figli, cioè Bloom, adotta un ragazzo, peraltro antipaticissimo, sono le uniche pagine insopportabili del libro. Ogni volta che appare questo Stephen proprio mi viene da buttare il volume. Comunque, da una parte c'è Joyce, dall'altra c'è una bellissima citazione di Saul Bellow, che è un romanziere, un grande romanziere americano, premio Nobel, che viceversa scrive: un padre, un essere sacro, un re. Ecco, io credo che tutti noi, io certamente, abbiamo oscillato tra questi due poli, tra questi due fuochi, no? Il padre come figura votiva, sacrale, e il padre viceversa come sciagura. Quindi io, torniamo, come si dice, a bomba, avevo iniziato immaginando di lavorare con lui e quindi di fare l'architetto. Vengo bocciato drasticamente all'esame di matematica, che volevo andare in America a studiare, già sapendo che in Italia, covo del nepotismo e della corruzione, non c'era molto da fare. A quel punto ricevo la chiamata di un mio amico e mi dice: guarda, a Parigi c'è l'unica università europea, lo raccontavo prima, oltre a Varsavia, però al problema della lingua, dove si insegna il cinema all'università, università pubblica e gratuita. Prendo e parto e faccio un anno di cinema a Parigi. Mentre ero lì, però, comincio a interessarmi alla filosofia, torno in Italia per dirvi, ora ve ne dirò un decimo, quanti concorsi ho fatto. Io penso che la metà della mia vita si è svolta nei negozi di fotocopie. Penso di aver passato, senza esagerare, 2 anni e mezzo proprio facendo le fotocopie, 7 concorsi di ricercatore, tutti bocciati, decine di concorsi all'estero, borse, sempre bocciate. Avrò speso milioni in questi negozi di fotocopie. Fatto sta, faccio un anno di cinema a Parigi, torno, però inizio a orientarmi verso la filosofia, mi laureo in storia della filosofia, faccio un concorso alla normale di Pisa, vengo bocciato anche lì, finalmente, se Dio vuole, divento francesista, ed ora ho la fortuna, perché io amo insegnare, ho la fortuna di insegnare letteratura francese, tra tanti ghirigori, diciamo.